Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E dunque, calcio d'inizio. Krunic. Rafael Leao. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occasione da rete! Ecco il loro primo tiro in porta di oggi. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Scatta verso il pallone. Occhio alla conclusione. Buona la palla dentro, conclusione però non perfetta. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Perde il duello fisico con l'avversario. Rafael Leao. Rafael Leao la mette in mezzo. Fa avanzare l'azione sulla fascia. È corner. Prova sul secondo palo. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. E questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Hernandez. Cerca la giocata di fino. La loro manovra offensiva punta tutto sui può colpire. E Meret chiude la porta. Non può sbagliare. E Meret chiude la porta. Questo errore potrebbe essergli fatale. C'è la palla lunga in avanti.
Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Ma questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Lotta, ma perde l'equilibrio. Rafael Leao. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Zielinski. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Scatta verso il pallone. Allontana deciso. Pallone lungo in verticale. Prova con la palla lunga. Il portiere la calcia lontano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Se ne va. Serie di finte. Si riparte con un fallo laterale. Pallone in aria. Intercetta il passaggio, pericolo. Ecco che la rimette in aria. Krunic. Lungo pallone in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Mario Rui. Krunic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca la profondità. Il Milan si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Prova la conclusione. Zielinski. Calcio di punizione per il Napoli. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza, gli mostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Di Lorenzo. La butta in mezzo. È ben arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Il Napoli ha praticamente fatto una dichiarazione di intenti, cercando di sfondare dalla fascia destra. Hanno scardinato la difesa più di una volta, ma non sono riusciti a buttarla dentro. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Si ricomincia. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Prova ad andare! Prova il tiro! E il portiere dice di no. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. C'è il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Di Lorenzo. Ančko. Zielinski. Mario Rui sul pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La gioca in profondità. La gioca a sinistra. Rafael Leao. Si libera la grande. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ottimo intervento.
La appoggia sulla fascia. Rafael Leao riceve in il Milan al calcio di punizione. Calcio di punizione per il Napoli. Mario Rui. Zielinski. Mostrano un buon controllo del gioco. Analizza le opzioni a disposizione mentre cerca di mantenere il possesso. L'avversario ha avuto la meglio. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Zielinski tenta la... Splendida reazione del portiere! Non si passa, ottima parata! Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. La allontana deciso. Mario Rui sul pallone. Bella! Può provare! Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Lungo passaggio in avanti. Si avvicina alla porta. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo dribbling. Intervento rischioso. Zielinski, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Zielinski. Riceve in occhio al tiro. Krunic. La mette in avanti. E passa. Occhio al tiro. E il portiere fa il suo dovere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Grande prova di forza. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Scatta verso il pallone. Da lì può crossare. Hernandez. Tonali. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offesa. Ecco il tiro! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. La mette sulla sinistra. Mario Rui. Bello intervento difensivo. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Zielinski sceglie tocco corto. La gioca all'indietro. Prova la soluzione in fascia. Di Lorenzo. Traversone in aria. Libera tempestivamente. Cerca lo spunto. Cerca il tiro. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Calcio d'angolo battuto corto. Allontana il pericolo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Sicuri in fase di palleggio. Va alla ricerca di un compagno davanti. È davvero una bella serie di passaggi questa.
Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Tocco morbido. Prova la giocata di misura. Arriva il fischio dell'arbitro, non c'è più tempo. Calci di rigore. Non è mancata la voglia di vincere, ma i difensori non hanno concesso veramente niente. Vedremo quello che succederà ora. Non c'è ancora un vincitore e allora è arrivato il momento dei calci di rigore. Un momento giudicato da molti crudele, sicuramente decisivo. È il momento della verità. Siamo ai calci di rigore. Sistema la palla con cura sul dischetto. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Freddissimo, alle spalle del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Rafael Leao sta per calciare dal dischetto. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Ha spiazzato il portiere, no problem. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Tre gol per parte. Zielinski sarà il quarto rigorista della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Grande parata! Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Adesso deve mantenere i nervi saldi. A tre piedi, una grande occasione. Non va, manca l'appuntamento con la vittoria. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora chi sbaglia ha perso. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Deve assolutamente parare questo rigore. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Fa malissimo perdere e fa ancora più male perdere dal dischetto. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere calci di rigore, ma fa parte del gioco e bisogna accettare.